E un saluto da Darko e bentornati su Parkasaurus. Sì, ragazzi, siamo tornati su Parkasaurus. Però non penso di proseguire il vecchio parco, ma di andare a vedere il world map. Vediamo un po', ragazzi, visto che non le abbiamo ancora viste, penso che ci sia qualcosa di interessante. Vediamo un po', almeno cambiamo un po'. E quindi direi che non ci perdiamo e andiamo a vedere. Ok, dovremmo essere sulla mappa del gioco, sì, dove possiamo vedere tutto quanto. Suppongo che quelle siano le mini tutorial. Partiremo da lì. Però adesso vediamo bene cosa abbiamo qua a fianco. Perché la parte qua a destra, le ship repair, non so cosa sia, ragazzi. Suppongo che siano dei potenziamenti che potremo sbloccare man mano. Perché vedo questo simbolo qua di una navicella. E sulle varie missioni ci sono i simboli delle navicelle. Quindi suppongo che facendo le missioni dentro guadagniamo quelle navicelle che ci sbloccano dei potenziamenti, come questo a forma di cacca. Che cosa dovrebbe rappresentarmi? Sì, la traduzione. No, dovrò vedere cosa vuol dire la traduzione, ma spero che non vuol dire che ci pagano per la cacca dei dinosauri. Spero di no. Comunque, non perdiamo, ci in chiacchiere e andiamo a vedere subito un po' il tutorial che ci dice. Qua la valutazione del parco e i soldi. Quindi inizieremo da zero. Vediamo un po', ragazzi. Ah, c'è anche la storia. Allora, perché dovrebbe esserci un dinosauro su un missile, su una navicella, suppongo? Meglio non farsi troppe domande. Abbiamo i dinosauri spaziali. Non vorrei che. Se i dinosauri non fossero mai stati sulla Terra, non sono nati sulla Terra, ma sono arrivati dallo spazio. Se i dinosauri in realtà non fossero dinosauri terrestri, ma sono dello spazio, i nostri dinosauri sono degli alieni che si sono estinti? Forse. Suppongo di sì, adesso li vediamo. Spero di capirci più avanti, perché che cosa mi rappresenta? Tre dinosauri. Cosa, arrivano dalla Luna? Vabbè, iniziamo qui con la nostra prima missione, ci dà il benvenuto e penso che non mi va di leggerla tutta, ma seguiamo le missioni qua a destra. Pan, camera, dobbiamo muoverci, ok, facciamo lo zoom, perfetto, e ruotiamo, su, perfetto. Ora sappiamo come funziona il gioco. Allora, vediamo un po', andiamo avanti con la prossima missione. Suppongo che sì, che di fare. Ok, sì, di fare un recinto. Oh, bene, ragazzi, così impariamo bene come. Tutto quello che c'è da sapere su sto gioco. No, no. Iniziamo bene. Tac. E tac. Poi andiamo subito a toglierlo, va così. Non ci penso più. Tac. Perfetto. Dobbiamo piazzare la porticina. Dov'è? Qua. Tac, tac. C'è il dinosauro in mezzo, non voglio metterla bene. Qua. Perfetto. Ora, ci dice di. Ah, dobbiamo costruire quello per le donazioni per i dinosauri. Sì, anche di. Ah, non vorrei. Che cos'è? Sono questi dinosauri che ci vogliono sfruttare per poter prendere. Raccattare soldi per tornarsene andarsene via dallo spazio. Forse è per quello che si sono estinti. Non è che sono estinti, sono fuggiti. Dobbiamo scegliere tra lo Stegosaurus e il Triceratops. Lo Stegosaurus qual era? Il nostro pistacchio? Beh, facciamo lo Stegosaurus. No, lo Stegosaurus non era il pistacchio. Qual era? Oddio, i vuoti di memoria. Vabbè, facciamo lo Stegosaurus e via. Andiamo sul sicuro. Anche se potevamo fare la nostra attrice, ma lo vedremo poi in altri video, in altre missioni. Sicuramente dovremo farle. Allora, ci dice di piazzare l'ovetto qua dentro, ma non c'è ancora niente. Perché vi ricordo, bisogna avere l'ambiente giusto. Ah, ok. Costruiamo 6 plant. Ah, no, dobbiamo prendere. Compra, vai. Dobbiamo comprare 6 di questi. 4, 5, 6. Perfetto. Va bene così. Torniamo nel nostro parco. Vediamo un po' cosa ci dice adesso. Dobbiamo costruire. Perché wood, ok, a small vegetable feed. Dobbiamo dargli la disponibilità di poter mangiare. Sì, tac, fatto. Easy. Ora, vediamo un po'. Dobbiamo assumere un veterinario. Mi pare giusto. Sennò chi ci mette il mangiare là dentro? Mica di uno sporcaccino nelle mani, no?
5-2, vediamo un qualcuno decente. Ha buona personalità, medio speed e abilità 2. Però mi sa che abilità di più di 2 non lo troviamo. Sì, questo, ma. Quasi quasi prenderei questo, però boh, quei 2 di speed di personality non mi ispirano. Vediamo un po'. Questo ci può stare. Dai, si aumenterà un po' la roba, ma comunque questo è il tutorial, quindi non ce ne frega più di tanto. Direi allora, adesso dobbiamo fargli riempire il feed, perfetto, e hatch egg. E clicchiamo sull'uovo. Eccolo qui, il nostro piccolo robo. Stegosauro, vediamo un po' se avrà un nome, no? Teoria mi ricordo. Il piano! Beh, non ce lo fa leggere adesso. Anzi, il tempo sta andando avanti, io metto in pausa. Sono curioso di vedere che nome è Eddie. Giusto? Però è una femmina. Perché? Vabbè. Ah, comunque, ragazzi, come sempre, anche nelle altre, come una volta, vi facevo scegliere voi i nomi se volete. E quindi potete, se volete già scrivere il nome di questo, così nel prossimo video lo andiamo a rinominare. O se ci sarà un momento andrò a rinominarlo comunque, perché da quello che ho capito la partita rimane salvata, quindi anche se noi ci spostiamo sulle altre missioni quel parco rimane un po' come Jurassic World Evolution. Quindi se volete mettere un nome, scegliere un nome di dinosauri che creeremo, potete scriverlo qua sotto nei commenti e io aggiungerò, cambierò il nome anche in base a quello che, se è più di uno, però a sorte. Comunque, qui ci dice di Open Exhibition Panel. Vabbè, qui in teoria dovrebbe essere che me lo fa vedere. No, ah, forse qui. Tac, perfetto. E dobbiamo mettere l'erba. Eh sì, può mica stare in mezzo alla sabbia. Sto povero dinosauro venuto dallo spazio. E ricordiamoci che questi qua sono alieni, non sono più dinosauri. Morpho Bloom, dobbiamo fare un po' d'acqua. Allora, vediamo un po'. Così così farei tutto il terreno qua d'acqua. Così, pluff. Non è bastata, quindi direi che facciamo un altro angolino qui di acqua. Non ancora. Ah, no, ce l'abbiamo fatta, perfetto. Non aveva calcolato subito. Quindi vediamo subito il prossima missione. Basta, qui costruisci piante e robe varie per far sì che diventi il bioma perfetto. Quindi mettiamo una, due, tre, quattro. Ancora qualcosa cambiamo, no? Oh, ma mi sa che mi dice solo questa. Niente, facciamolo come ci dice il tutorial. Perfetto, ora dobbiamo andare sui cespuglietti. Ah, così il nostro trice. No, non è la trice. Mi sono rimasto confuso perché volevo prendere la trice, in effetti. Stegosauro qui dovrebbe essere un po' più contento. Comunque, vediamo un po' come si svolge sto. Prima missione, dai, chiamiamola prima missione anche come tutorial. Apriamo il parco, ok? Si va ad aprire il parco. Per adesso non penso che ci faccia scegliere il prezzo. E niente. Allora, già, dobbiamo subire quello che ripara. Vai così, allora 252. Posso tenerti come possibile assunzione? Sì, perché gli altri con uno di speed non mi piace, quindi va a dire assumes. Va bene lei. O lui. Non ci ho fatto caso, non mi interessa. Ora, guardiamo Rasume che fa robe. Dovrebbe essere questo? Sì, ok. Adesso noi dobbiamo prendere e spostarlo qua. Perfetto. E facciamo. Ehi, voglio che lui faccia tutto. Clear Junk. Junk clear. Vabbè. Ora dobbiamo aspettare roba. Ah, dobbiamo raggiungere 30 di soldi e 5 visitatori. Easy, guarda qua quanti ne hanno messi, che sono arrivati. Dai, dai, 30, boom, perfetto. Un'altra missione senza fare niente è andata. Meglio di così, non si muore. Security, dobbiamo assumere un tizio della security. Vai, no, dopo scienza, mi sa. E in effetti, scusa, ci salta? 432, vai, tizio, un security con le cuffie. No, non era il nome, Resumers. Vabbè, ha un nome? No, non, tizio senza nome, vai. Ora, tranquillizza Dino, dobbiamo tranquillizzare il nostro Dino, anche se lui era già tranquillo, andiamo a rompergli i maroni. Giusto perché sì. Io ho cliccato, vai, corri, cortissimo, ma non ha le cuffie, non è vero? Bugiardo. Vabbè, puff. Ora dobbiamo prenderlo e rilasciarlo. Va bene. Tac.
Cosa guardare? Sì, il tizio, ho capito che ha fatto il suo lavoro, anche noi abbiamo fatto il nostro lavoro. Prossima missione, costruisci. Ah, devo costruire una struttura, quella che fa aumentare i punti di scienza. Vogliamo girarlo, che mi piace più così. Tac. Sì, però visto che non c'è la strada, gliela aggiungo io. Anche se non ce lo richiede la missione, non importa. Dobbiamo assumere uno scienziato, giustamente, insomma, è inutile quella struttura. E andiamo a vedere se c'è qualcuno di interessante. 3-4-3-2 2-4-3 3-2-4. Questo direi proprio di no. Allora, vediamo un po'. Quel 4 di speed non era male. Però la personalità. Ma sì, facciamo questo. Questa qua che è una faccia intelligente. Ci sta. Perfetto, dobbiamo piazzare la nostra scienziata nuova nel suo posto dove dovrà lavorare. Come la chiama? Perfetto. Ci guadagna 16. Non è che mi sono mai dato più a guardare queste cose, ma va bene così. Prossima missione, vabbè, dobbiamo generare 20 di scienza e aspettiamo. Allora hanno un nome i nostri personaggi operai. Questo è Mardin, non me lo ricorderò mai. Profilo. Penso che aumenti. Sì, aumenta, dovrebbero aumentare di livello, quindi vai così. Noi ci portiamo avanti, che almeno era già un po' più alto in questo. Speriamo che aumenti allora in abilità, perché in personalità non so cosa potrebbe influire questa statistica nel gioco. Ma vabbè. Oh, perfetto, ragazzi. Abbiamo fatto anche questa parte. Ora ci dice di aprire il portale. Bene, bene. Quindi andiamo ad aprire il primo portale. Ci dice di prendere almeno due impronte e due teschi. E di comprare un uovo. Sì, allora aspetto. È inutile che inizio a aprire il portale. Sì, perfetto, quindi non è una cosa lunga, a parte che vi taglierò la parte mentre dovrà caricare il portale. Anzi, vediamo un po', io inizio ad aprirlo. Chi se ne frega? Almeno va già avanti e così ci portiamo avanti. Bene, ragazzi, manca poco, dovrebbe esserci tra 3, 2, 1 e là. Perfetto, quindi possiamo andare a scavare, vediamo un po', usiamo i primi 5. Facciamo prima lei che apre alla grande tutto. Tac, tac, perfetto. Ora usiamo questi qui più singoli. Siamo a 1, 2, e già finito i suoi 5. Va bene, comunque penso che siamo a buon punto. Le impronte le abbiamo già prese, ci manca giusto questo. Ah, quindi adesso tutto quello che prendiamo adesso è di guadagnato. È finito anche lui, 5 suoi. Tac, 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 via sta roba qui ingombra. Abbiamo 30 dei nostri, chissà se dovrò capire ancora, anche c'è una vita che ci giochiamo questo gioco, se si potranno aumentare il loro tapping, perché se no. Ma penso di sì, perché se aumentano di livello le statistiche aumentano, dovrebbe aumentare anche questo, spero. O anche il nostro, prima o poi aumenterà, siamo sempre solo a 30. Chi lo sa. Ok, 3 tapping, non riusciamo a fare niente, quindi ta ta ta. Quella ma era piena, noi volendo, se avevamo un botto di roba potevamo prenderci tante uova. Comunque, l'ultima parte della missione è quella di andare a comprarci l'uovo. Qui ci avevano dato la gemma imperfetta. E possiamo creare l'altra Triceratops, che andiamo a metterla in compagnia dell'altro. Suppongo che ce lo faccia mettere, se no cos'è? Ci ha fatto solo creare l'uovo così? Perfetto, un lock ascenda. No, non ce lo fa piazzare, ma direi che noi andiamo a piazzarcelo lo stesso. Beh, aspetta, no, cos'è? Una trice? No, oddio. Non è che si può. Rimettimelo via. Non è che si può mettere la trice insieme al. Dove è finito il nostro. Dov'è? Eccolo qua. Insieme al nostro Stegosaurus? Però visto che non ce lo dice, io direi che aspettiamo di fare questi esperimenti proprio adesso che siamo venuti a togliere. Comunque, dobbiamo andare a sbloccare uno di scienza. Quindi vedo che possiamo scegliere quello che vogliamo. Suppongo che non ci siano differenze. Io prenderei questo, onestamente. Che se poi ci serve, che se andiamo avanti con questo o questo qua. Ragazzi, cosa prendiamo? Che indecisioni. Che indecisioni. Prendo questo. A caso. Oh, dice qualcosa del mangiare. Ah, c'è la prossima missione. Dobbiamo fare 20 visitatori e 500 di soldi. E dovremmo aspettare. E quindi suppongo che vi taglio anche questa parte, che è inutile che sto qua ad aspettare messo così e. Ok, fate i soldi. Perché non consiglia di aggiungere strutture per aumentare i visitatori, quindi ci vediamo dopo. Perfetto,
Perfetto. Oh, bastava solo quello. Bastava aspettare per dire che il tutorial è completo. Quindi, infatti, ci dice: o torniamo sulla mappa del mondo. Mouse. O torniamo sulla mappa del mondo o continuiamo la partita. Ma direi che la partita possiamo vederla anche dopo. Quindi, sono curioso di andare a vedere le altre parti, le altre missioni. Quindi, ragazzi, mi sa che però la prossima missione, la prossima mappa, il Toronto, l'andiamo a vedere in un prossimo video. Quindi, ragazzi, se questo video vi è piaciuto e volete aiutarci a crescere, potete iscrivervi sul canale, condividere questo video, lasciarci un bel like e un commento qua sotto e potete venire a trovarci nei nostri social network che sono Facebook e Instagram e potete venire a parlare, a fare quello che più vi piace nel nostro server di Discord, che anche quello lo trovate sempre qua sotto in descrizione. E che dire, da Darko è tutto e ad un prossimo video. Ciao, ragazzi!